No, ma rilassato, sono soddisfatto per i ragazzi, oggi questa partita. Anche per lei? Per i ragazzi, io non vado in campo con queste, l'ho detto prima, le telecamere di Sky, purtroppo non ho più l'età per vivere questa professione con lo spettro, la paura di un eventuale esonero, quindi oggi la squadra ha dato una risposta a se stessa, al gruppo, oggi abbiamo avuto un'anima, la stiamo costruendo. Anche nelle ultime due gare abbiamo visto qualcosa, è che spesso è un calcio dove si vuole tutto e subito, no? E quindi noi siamo ripartiti da zero, abbiamo ricostruito un gruppo e oggi credo che al di là siamo andati sotto immeritatamente, perché credo al primo tiro del Brescia con una mezza deviazione loro hanno trovato il gol, la squadra ha saputo rimanere in campo con equilibrio, con razionalità e poi fare un secondo tempo anche con veemenza, con grande convinzione. Questo è un premio ai ragazzi, veramente. No, guardate, noi abbiamo un giocatore come Memushai che ci apre tante soluzioni. Purtroppo, ripeto, qualcuno si dimentica, o meglio, non è che si dimentica, qualcuno non vuol vedere le grandi difficoltà. Ora io mi appresto a preparare una settimana dove vanno via 6-7 ragazzi in nazionale. Questo ce l'abbiamo avuto dall'inizio del campionato e non è facile, credetemi, non è facile gestire il lavoro, gestire la settimana così. Ma no, guardate, allora la mia tranquillità c'era prima e c'è adesso. È un risultato che non ci dà, ci dà intanto la convinzione anche di aver fatto una partita importante, che secondo me, come abbiamo fatto anche con lo Spezia, non ci dimentichiamo che potevamo sicuramente, se c'era una squadra in campo che meritava la vittoria, eravamo noi, poi abbiamo commesso un'ingenuità e purtroppo in questo momento la forza nostra deve essere anche quella di resistere e creare uno spessore di forza, di mentalità davanti a queste difficoltà. Se noi facciamo questo diventiamo un gruppo forte. A me ha fatto piacere tantissimo, ma non è che avevo bisogno, perché io so che la squadra lavora in maniera seria, la vedo durante la settimana, ma non lavora per l'allenatore, lavora perché vuole costruire qualcosa insieme a me. Io credo che oggi hanno giocato per la squadra, hanno giocato perché vogliono venire fuori da tante difficoltà che noi abbiamo e io sono contento, ma sono contento principalmente per la mia squadra, per i ragazzi. Guardi, se io vado, ripercorro queste partite e vado a vedere gli episodi poco fortunati, devo dire che forse, non voglio dire che saremo tra le prime, ma abbastanza vicino. Però io dico che le difficoltà fortificano gli uomini forti e quindi noi dovevamo uscire ancora più forti da questi momenti e da queste situazioni non a favore.